In totale sono una sessantina i toscani che tra deputati, senatori e delegati sono chiamati a votare per eleggere il 13° presidente della Repubblica Italiana. Tra questi, una quarantina sono stati eletti nel 2018 alla Camera e seppur con qualche variazione rispetto a 4 anni fa quando entrarono a Montecitorio, rappresentano tutte le forze politiche in campo. La rappresentanza più numerosa è quella del Partito Democratico con 13 parlamentari. Sono Martina Nardi, Stefano Ceccanti, Lucia Ciampi, Laura Cantini, Filippo Sensi, Alessio Rotta, Rosa Maria Di Giorgi, Luca Lotti, Susanna Cenni e Andrea Romano. A questi si aggiungono anche quelli che durante il mandato hanno preso il posto di altri colleghi. Luca Sani, ad esempio, è subentrato ad Antonello Giacomelli, eletto presidente della GCOM, mentre a Davide Ermini, che oggi ricopre la carica di vicepresidente del CSM, è subentrato Umberto Buratti, ex sindaco di Forte dei Marmi. Per Carlo Padoan, eletto a Siena, è stato sostituito recentemente dal segretario del PD Enrico Letta. Tra le fila dei Dem anche alcune defaillance. Cosimo Maria Ferri e Roberto Giachetti, entrambi eletti in Toscana, sono infatti confluiti in Italia Viva. Qui insieme a loro è entrato anche Gabriele Toccafondi, eletto invece nella lista Civica Popolare. 7 i deputati toscani, eletti invece con il Movimento 5 Stelle, che saranno chiamati a votare il nuovo inquilino del Quirinale: Riccardo Ricciardi, Francesco Berti, l'ex ministro Alfonso Bonafede, Iana Chiara M, Chiara Gagnarli, Luca Migliorino e Gloria Vizzini, passata però nel gruppo misto. La coalizione del centrodestra, infine, contiene diversi deputati toscani, da cui infatti sono partiti Guglielmo Picchi, Claudio Borghi, Donatella Legnaioli, Manfredi Potenti, Edoardo Ziello e Mario Lolini per la Lega, Giovanni Donzelli e Riccardo Zucconi invece sotto l'egida di Fratelli d'Italia. Nutrito anche il gruppo di deputati toscani di Forza Italia, anche se negli anni molti di loro hanno abbandonato il partito di Berlusconi per confluire in Coraggio Italia. Questi ultimi sono Elisabetta Ripani, Stefano Mugnai, Giorgio Silli e Maurizio Dettore, mentre Maurizio Carrara ha scelto di approdare nel partito guidato da Giorgia Meloni. In Forza Italia sono rimasti invece la pratese Erika Mazzetti e Deborah Bergamini. Ci sono infine alcuni toscani di nascita che però sono stati eletti altrove e tra questi i più noti sono Maria Elena Boschi per Italia Viva e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. Un esercito di rappresentanti toscani che esprimeranno la loro preferenza per l'elezione del 13° presidente della Repubblica Italiana.